e lei ovviamente per conoscenza diretta innanzitutto le chiedo, ha avuto da parte dei capi delle organizzazioni, ha saputo e in quali anni vi erano state le sindicazioni di voto? Indicazioni di voto non sono state direttive da parte dei capi per quel che mi riguarda. Nel 2005-2006 io lavoravo presso una cooperativa sociale addetta allo spazzamento con la mansione di sorvegliante che si chiamava La Creatività. In quel tempo io frequentavo Marcalluzzo Salvatore, successivamente ucciso nel 2006 o 2007, era uno dei più grossi usurai che c'erano, diciamo, a Catania, zio di Nicola Squillaci, figlio di Pippo Marchettina, mi chiamò dicendomi che era il periodo di elezioni per quanto riguarda il movimento MPA, non so perché lui mi nominò Raffaele Lombardo, non so il presidente l'onorevole Lombardo che ruolo aveva all'epoca nella elezione in cui mi chiamò qua a Lucio Salvatore dicendomi Raffaele Lombardo mi ha fatto fare un messaggio stamattina sul suo telefono, è stato pochi mesi prima che venisse ucciso il Baccaluzzo, e vuole appoggio politico. Lui nella maniera più assoluta mi disse io non gliene do nella maniera più assoluta, perché anni addietro io l'ho sostenuto politicamente, mi aveva promesso un posto di lavoro per mia figlia appena laureata in medicina, ma la promessa non la mantenne. Questa volta io non lo aiuto. Io simultaneamente ero stato contattato da Alessandro Porto. La interrompo un attimo, Giovanni Pistorio. Signor Delfino, la interrompo un attimo, sul punto ovviamente torneremo immediatamente, ma vorrei un attimo contestualizzare con una maggiore precisione questo che lei ci sta raccontando adesso. Innanzitutto le chiedo, è la prima indicazione di questo tipo, cioè di sostegno elettorale, che le era pervenuta da quando militava in questa organizzazione Cappello, oppure ce n'erano state altre in precedenza di cui lei per il momento non sta parlando? No, prima di questa mai. Prima di questa mai, benissimo. Di questo partito, diciamo.